Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so, ci sono cresciuta. 42. Nell'ignoto, che è il brano che canta Elsa, quindi Serenautieri nel film, e Giuliano San Giorgio nei titoli di coda, è un vero tormentone. Nel senso che io, tra tutte le canzoni che ho cantato nel film, quella che ricordo meglio è quella che non canto io, paradossalmente, è proprio questa, perché è molto orecchiabile, è forte, è potente, ha un testo incredibile. Quindi secondo me, genitori, preparatevi, sarà un incubo anche questa volta, un meraviglioso incubo. Ragazzi, è pazzesca, è una canzone meravigliosa. Se possibile, sì, devo dirlo, anche più bella di All'alba sorgerò. Ma non solo quella, ce n'è anche un'altra, è emozionantissima. E ci sono diverse emozioni che ti vengono fuori ascoltando queste canzoni, si piange, si ride, si pensa tanto, dei messaggi molto forti, molto belli. Un'Elsa diversa, un'Elsa più coraggiosa, più forte, più donna, più determinata, che ha voglia di scoprire tante cose del suo passato. Disney comunque, anche quando racconta delle storie più importanti, più avventurose, pensa sempre ai bambini. Ma ha pensato anche un po' di più agli adulti, e comunque è sempre un film della Disney, un film d'animazione bellissimo, con effetti speciali, con tanto amore, dove l'amore veramente è la spinta e la forza più importante anche di questo Frozen 2, e questo amore fra le due sorelle e per la famiglia perduta. Ed Elsa affronta tutte le paure che ha dentro, proprio per andare a scavare nel passato. In effetti questo è un capolavoro che coinvolge soprattutto i più grandi, quindi ai grandi che diventano bambini e non i bambini che diventano grandi. O meglio, almeno per quelli proprio piccoli piccoli, spero che piaccia a tanti bambini, insomma, soprattutto perché ci sono le loro due eroine, Elsa e Anna, con 7 canzoni nuove, 4 cambi d'abito, cambiano d'abito. Olaf non si veste, quello lo dice lui, perché i vestiti gli impediscono i movimenti. Però c'è un nuovo personaggio che è il geco infuocato, quindi è bellissimo, è anche poetico, questi occhioni così. Dai, speriamo che sia, come sono sicuro, un capolavoro, uno dei tanti capolavori Walt Disney. How important is to follow our inner voice, even if it's not beautiful as Elsa's voice? Oh, I think it's so important. I think sometimes we don't think we can, or we're afraid to, because it involves change when you follow your inner voice. But I think what Elsa shows and Anna shows is, if you dare to, you can probably do so much more than you thought you could. I like Anna's outfit at the end. Yeah. I can't say anything about what it's why. Both of their outfits at the end. They're my favorite. Yeah. So technically, we could do so much more with the faces. We could get more subtle expressions. And then, of course, the effects that we could do were phenomenal. We did the water and the spirits of nature. All of those were just things that we sort of came up with in the next, in the last few years. So. We always feel that young kids look up to adults. They don't want to be mirrored. They're stronger than we think. Fairy tales are always a little dark. It's how we cope with life. But we've shown it to quite a few audience members now, young and old, and they seem to stay, and they are clapping and happy at the end, so I get relieved. Mi domando, questa situazione di pericolo mortale diventerà la normalità?